Buongiorno, buongiorno. Speriamo sempre che sia un buongiorno, lo diciamo continuamente. Oggi è venerdì 17 e cominciamo col Corriere dell'Umbria, come sempre, in ordine alfabetico per quanto riguarda i regionali. Ricordiamo sempre che non disponiamo della possibilità di darvi il messaggero. Persi 1 miliardo e 600 mila euro di fatturato. Secondo l'agenzia Umbria Ricerche, le attività produttive devono progressivamente tornare operative. Poi, fine del lockdown. Scontro tra Stato e Regioni, il coronavirus ha ucciso anche Luis Sepulveda, il grande, grande, grande amico dell'Umbria, tra l'altro. Sepulveda si era sentito male dopo aver partecipato ad un festival letterario in Portogallo. Agabiti, assessore, agricoltura in difficoltà, subito liquidità e zero burocrazia. Il presidente regionale della Coldiretti lancia un appello. Dall'ANCI arriva un avvertimento in vista della ripresa delle botti comuni a rischio default. Servono rapidi interventi mirati. L'ospedale di Perugia è il primo ad attivare la fase 2. Ieri la conferenza stampa. Una delle terapie intensive verrà utilizzata per le chirurgie, ma nuovi percorsi in sicurezza e via alla sanificazione dei locali. Salta Umbria Jazz Spring. È morto anche Lee Konitz, grande, grande musicista, anche lui stroncato dal coronavirus. Foligno bazzica, non ci siamo mai fermati. Umbria, aumentano le violenze durante la quarantena. Perugia, controlli per strada, 62 multati in un giorno. Lotta al virus, anche i militari in prima linea. Parliamo dei militari che sono di stanza a Foligno. Il Grifo ritrova Joinberg. Spero aver pronunciato bene, pronto per la Serie A e la nazionale slovacca. Doppio colpo, Heinen firma il rinnovo con la Sir e la Polonia. Ed ecco qua, Corriere dell'Umbria, poi la Nazione. E qui il virus ferma la festa dei ceri, ma non il coraggio degli Umbri. Bellissimo titolo quello di Coletti e Bedini. La tenacia di un popolo. Bello, bello davvero. Il virus produce una nuova povertà. In un solo mese cresce il 30%, del 30% il numero delle famiglie costrette a chiedere aiuto. Fermate 6 aziende non sicure. Mancato rispetto delle norme. La violenza dei mariti, botte alle mogli durante la quarantena. C'è stato anche chi ha detto: tu da oggi ti tieni un cellulare vecchio stampo così almeno non navighi nei social. Mamma mia, è stata un'altra giornata nera, 3 morti e 7 positivi. Il bilancio, ancora il professor Menichetti, un perugino al lavoro per curare con il plasma. Qui c'è il dottor Onnis, ecco la voce dell'ospedale. Qui abbiamo fatto la guerra, parla il commissario Onnis. Poi grave incidente, l'agricoltore non ce l'ha fatta, Castelnuovo, ricorderete, ce ne siamo occupati, l'uomo aveva 66 anni. Chi l'ha visto riapre il caso di Barbara Corvi, la donna di 35 anni, è scomparsa nel 2009, una vicenda già archiviata dalla procura, è caduta la mela. Corriere dell'Umbria, ancora una pagina interna, Perugia. Caritas, altre 150 famiglie chiedono aiuto, sono aumentati di un terzo i nuclei assistiti all'Emporio Cittadino nel mese di marzo. La donazione da Aronc e impiegati pubblici, 12.000 euro all'ospedale. Controlli, 62 multe in un giorno, tutte le forze dell'ordine hanno fermato 2.289 persone. Terni, vediamo. Ok, al piano per verde piste ciclabili. Terni siamo, eh. È Schillaci che scrive. Il comune punta ad ampliare i percorsi green nella fase 2 dell'emergenza. Le bici avranno un ruolo strategico. Danni per 100.000 euro al centro rifiuti, l'incendio di Maratta. Ancora, andiamo avanti. Nazione di Perugia, torniamo su quindi, qui c'è il grafico. Coronavirus, altra giornata nera, 3 morti. Todi, tra le città più grandi dell'Umbria, con contagi azzerati. Il sindaco Ruggiano, qui siamo davvero andati casa per casa. L'allarme rientra, RSA, i dipendenti sono guariti, siamo a Orvieto. Qui vedete là il grafico che vi dicevo. E in basso, a chiusura della pagina, Giove, 7 giorni in zona rossa, spuntano 2 nuovi casi, ma si tratta di contagi verificati in ambiti familiari che risultavano già noti. È Stefano Cinaia che scrive. Nazione di Terni. Eccola qui, chi l'ha visto, riapre il caso di Barbara Corvi, scomparsa nel 2009. Ora parlano il marito e l'uomo con cui lei aveva una relazione. Il vescovo chiede la benedizione di San Valentino, la diocesi, speriamo. Facciamo arrivare il cantavangio sotto le finestre della gente. Il presidente di Confcommercio propone un'edizione rivisitata della festa. Lupi suggerisce di far sfilare i mezzi della protezione civile dei vigili del fuoco addobbati di fiori per le vie della città. Non è male come idea, sarebbe anche un modo per rendere, come dire, per ringraziare chi sta facendo tanto per noi. Non abbiate paura, cani e gatti non trasmettono il virus, finalmente.
Io ne ho uno qui che gironzola. Oh, Sole 24, Bonomi, sfida tremenda, politica smarrita. Il leader di Asso Lombardo è indicato come prossimo presidente con 123 voti. Poi ora dobbiamo portare le tesi di Confindustria su tutti i tavoli della crisi. Qui lo scenario, drammatica la voragine del PIL, ma è l'occasione per cambiare il paese, speriamo. La ripartenza, riaprire le produzioni ma evitare la seconda ondata del contagio. Ancora, i prestiti, far indebitare le imprese non è la via giusta. L'accesso alla liquidità non è immediato. Ancora, la politica ci ha esposto a un pregiudizio fortemente anti-industriale che è tornato. Ancora, in Corea del Sud tornati positivi, 141 pazienti considerati guariti. E rischi per la fase 2. Intesa imprese e sindacati sulla sicurezza, modo accordo per ripartire, a rischio il 50% delle aziende. Von der Leyen, la presidente, chiede scusa all'Italia, lasciata sola. Ma se questo è un giorno spara le cazzate, scusate, un giorno spara le cazzate e il giorno dopo ci chiede scusa e la finisca. Verso la recessione, negli Stati Uniti 22 milioni di persone senza più lavoro. Cioè, ragazzi, vi rendete conto? Sanità, 5.000 infermieri per le cure a casa. Poi ancora, liquidità più colpite alle imprese che investono. Udienze tributarie davanti se c'è il rischio per le parti. Avanti se c'è il rischio per le parti. Così l'istituto di credito anticipa la cassa integrazione. Il decreto aprile punta a 70 miliardi di vacanze d'Italia, bonus da 325 euro. Vabbè, questo era il Sole 24. Aspettate che sto cercando il resto dei giornali. Eccolo qua. Eccolo, Fatto Quotidiano, Fatto Quotidiano, guardate subito la fotocomposizione, ve la dice lunga. Ma che fase 2? Terapie intensive, lombarde piene, regioni leghiste e Bonomi, neocapo Confindustria, secessione da riapertura, il no del primario Pesenti. Fontana giravolta in 48 ore, il vaso di coccio fra Salvini e Zaia. In filiera fa ridere Paul, il professor Gattinoni sull'ospedale, poi la sciagurata delibera gemella, il Piemonte, il Cerino in RSA, Bonomi, orgoglio padronale, chi è il presidente degli industriali. Ecco, qui lo vedete, la caricatura ha fatto carina, devo dire, però. Primo vertice sulle nomine delle società partecipate, l'ITA Movimento 5 Stelle, PD e Fumata Nera, ma davvero la maggioranza vuole il tris all'ENI per l'imputato Descalzi? Avanti ancora, perché qui sulla sinistra abbiamo Viva l'autonomia, governo e regioni, 40 task force con 1000 esperti, serve lavoro, campi e badanti ora regolarizzano 200.000 migranti, morto di Covid, Di Carlo, il pentito dei casi dell'utile e mandanti occulti, colpa di Wuhan, la CIA è il virus che forse sfuggì dal laboratorio, abbiamo parlato, set riaperti, spariamo agli attori, strane idee. Sta bene, dall'ospedale la portano alla Dognocchi e muore di Covid. La denuncia della figlia Daniela sulla delibera regionale. Maria Felice, 78 anni, nessuna patologia cronica, era ricoverata in guardia di Milano. Per liberare i letti venne trasferita all'istituto Palazzolo in un reparto con 39 pazienti infetti su 40. Le dicevano meglio a casa che qui. L'8 aprile fu stroncata. Ora, ricostruire la catena degli errori della regione è in giù. Mica facile. Il saggio è chi naviga a vista. La riapertura per fini privati, senza vincoli, BCE impotente, Banca Centrale Europea, siamo comici, cioè assassini. Addio, Sepulveda, Esopo, moderno e coscienza civile. La cattiveria di oggi, vediamo chi è dedicata, ovvio. Salvini indossa gli occhiali in conferenza stampa, si sa che stare tutto il giorno sui social fa diventare ciechi. Che c'è di bello? Gli audiobook, Michael Jordan e la nuova Stroud. Vabbè, la spalla invece è Marco Travaglio, la quinta D, e qui parla anche di Beppe Severdini. Oh, La Repubblica, e il titolo è Anziani, nessuna pietà. Gli ispettori a Trivulzio, la regione Lombardia, ha esposto i ricoverati al contagio. E tre righe di occhiello. Piano del ministro Patuanelli per riaprire dal 22 aprile le aziende che garantiscono la sicurezza. Dubbi di sindacati e PD, strage nelle case di riposo, quasi 2.500 morti, ma potrebbe essere il doppio. Potrebbero essere il doppio. Sepulveda, cileno, aveva 70 anni, morto, ucciso anche lui, l'addio di Sepulveda, buonanotte amore mio. E poi i quartieri ghetto e la condanna degli invisibili,
il focolaio di Milano. Vince Bonomi, il nord si riprende, Confindustria, questa era Repubblica. Andiamo a prendere Avvenire, eccolo qua, Avvenire. Ripartenza fuori fase, Lombardia, Piemonte e Sicilia spingono per la riapertura, frenano maggioranza ed esperti, gradualità per tipo d'azienda, migliora la curva dei contagi, contagi, record di tamponi e calo dei ricoverati. Qui marcia indietro sul test, sui test sierologici. Busaferro, Istituto Superiore della Sanità, nessun patentino. Von der Leyen, l'Unione Europea deve chiedere scusa all'Italia. Intanto cominci lei. Primo, meno disuguaglianze, il riavvio delle attività, rischi e obiettivi, siamo su Avvenire, ve lo ricordo. E poi ancora, l'Africa colpita chiede solidarietà, ritorno regolato a Messa, la CEI prende le misure. Bonetti, ora nuovi fondi per la scuola e famiglia, Sileri, RSA, residenza sanitaria assistita, residenze, non tutte male, no agli intenti solo punitivi. Società oltre la deriva tecno-selettiva con selezioni cooperative, comunità, servizio civile universale, perché dire sì all'obbligo? Ancora così Milano ha limitato i morti fra le metropoli. Bonomi designato nuovo presidente Confindustria e poi Job in Country, il sito per il lavoro nei campi. Contagio esponenziale è il fogliettone di 9. Poi qui c'è Sepulveda, eccolo qua, scusate. Addio Sepulveda, lo scrittore sulle barricate della vita. Spettacolo Bruno Bozzetto, i cartoni in TV come 50 anni fa. Avvenire poi Libero. Se ne vada, è fuori legge. Conte pericolo pubblico. Cassese, ex capo della Consulta, governa con atti illegittimi perché nessuno dice nulla. C'è un piano per sostituire Giuseppe Concolao, benedetto da Trump. Giù le mani da Fontana, Vittorio Feltri, ecco qua la caricatura. La sinistra sfrutta il virus per spodestarlo. Il nuovo presidente di Confindustria non ama il premier, Bonomi è già scatenato. Bellanova fuori strada, invece di assumere i disoccupati vuole gli immigrati. Non è male. Il farmaco anticancro alla prostata ferma il corona. La scoperta del professor Pagano di Padova, Zaia, la svolta è vicina. Gratis col libro, il libro sul Covid, 24 aprile. E qui ancora donazione del rettore per l'ospedale in fiera a Milano. Ma viene usato o no? I giudici si agitano, le aziende costrette al fermo, i PM non aspettano la fine dell'emergenza, cercano colpevoli ovunque. Decenni di slogan calpestati, poveri progressisti si sbugiardano con le loro mani. Poi, comune sotto attacco per un saluto romano, con tutte le rogne che abbiamo. Infatti, occupiamoci di altro, dai, adesso che mi pare proprio il caso. Il Tempo di Bekis, eccolo qua, Tempo, apre con per riaprire, addio libertà, è Franco Bekis che scrive. Tutti i nostri dati al governo, firmato ieri sera un contratto per una applicazione che traccia salute e movimenti degli italiani, la regola la regala la Bedding Spoons, in cui sono soci, che ironia, i tre figli minori di Berlusconi. Usarla sarà scelta volontaria, ma se non l'accetteranno tutti si allungherà, molto la clausura. Sileri, basta bollettini, i numeri vanno spiegati. Tempo di Osho, ha perfettamente ragione. Oh, al posto del bollettino potremmo mandare in onda le repliche delle dirette di Conte. Bonomi, subito critico, prende a schiaffi Conte, il neo presidente di Confindustria. Mondo della letteratura e lutto, addio a Luce Sepulveda, lo scrittore combattente. Cara von der Leyen, a casa reclusa ci stia lei. Io mi sono già rotto, lo sfogo di Livraghi. Latte dal tabaccaio lievito in farmacia. I commercianti romani si organizzano come possono, a rischio 20.000 posti di lavoro. Infermieri esterni delle COP al lavoro anche se più costosi. Lo spreco da 263 milioni fu avallato da Zingaretti, palazzo della provincia. Avanti con la Nazione di Firenze, eccola qua, stop and go. Il grande stallo, esperti e commissari non decidono e dal governo manca un piano efficace per la ripartenza. Il nord non guarisce ma vuole riaprire, dopo la Lombardia anche Veneto e Piemonte in pressing, la fase 2 dal 4 maggio. La corsa del virus però continua, gli esperti, la curva scende poco a causa dei contagi in famiglia, il virologo, presto il morbo diventerà meno aggressivo, lo aspettiamo. La Toscana si prepara, l'artigianato, il manager, l'imprenditore, ripartire, ma come, dicono. Empoli, contro il morbo, il magnate USA, dona 1 milione ai cittadini, bravo.
tutti contro tutti, l'orgia del potere senza più potere, impasse decisionale. Firenze ammortizzatori numeri record richiesti all'INPS da 4.586 aziende, mamma mia. Firenze, le nuove misure sulle sanificazioni pulizie fai da te, SOS affitti, 300 euro di bonus per le famiglie. Ancora, Sepulveda, l'ultimo volo, lottava e sognava, lo scrittore cileno stroncato dal morbo. E poi eccolo qua, Industriali vince Bonomi, la politica è smarrita, i timori per la crisi innescata dal virus, qualcosa cambierà anche nella nostra politica, state certi. La Stampa di Torino, andiamo a Torino adesso, eccolo qua, Sepulveda, guardate che bella dedica che fa la Stampa. Il coronavirus uccide Sepulveda, cambiava il mondo con la gioia. Riaperture, ora il nord tratta con il governo, niente fughe in avanti, commissione Colao sì a 49 attività Consiglio Unione Europea, Premier pronto al veto, Confindustria Bonomi designato presidente, la politica non sa guidare, ma mo ci siamo accorti. Via il 4 maggio, Veneto come la Lombardia, parla Fontana, le nostre idee a Conte. Il bel paese è nel pantano della fase 2, l'Italia sbaglia a rifiutare il MES con gli Eurobond meno sovranità. Salvare le imprese dai clan, l'emergenza prossima, Giuseppe Pignatone. Ancora il record dell'America, 22 milioni senza lavoro. Michigan in strada con le armi contro il lockdown. Guardate un po' che protesta che fanno negli Stati Uniti. Capite? Beh, la slavina, Mattia Feltri con il suo buongiorno. Una smisurata sciagura, dice il figlio di Vittorio Feltri. Fatemi un po' vedere che cosa ho ancora a disposizione, certo che ho il dubbio e dire oggi, eccolo qua, garantire i diritti dei più deboli. L'appello per le persone prive di fissa dimora per i migranti, anche l'Europa chiede di salvaguardare i richiedenti asilo. Il Consiglio Nazionale Forense scrive al governo, l'emergenza colpisce chi è già vulnerabile senza tutele. Poi la voce dei civilisti sul progresso, sul processo da remoto, prendiamo il buono e mettiamolo a sistema. Può essere un'idea. MES sì o no? Centrodestra in tilt. Coronavirus, meno di 3.000 in terapia intensiva, 525 i deceduti. Poi la Russa Fratelli d'Italia, in ballo c'è la sovranità, ricordiamo la Grecia. Poi Tajani, Forza Italia, dobbiamo pensare al bene del paese. Il virus ha spento Sepulveda, ma i suoi sogni infiniti sono sempre nostri. Lo scrittore morto in Spagna. A un anno dalla scomparsa, Bordin, la radio era lui, infaticabile, geniale. Voce critica dei radicali, poi l'analisi, la politica e la tecnica task force tra chimere e realtà. Il commento è Beniamino Caravita, fase 2 e i doveri di una classe dirigente. L'apertura è di Giulia Merzo. E quindi dire oggi, eccole qua, guardate chi c'è, scuse accettate, tu l'avrai accettate Davide, noi no. Roberto Antonini, sul MES ancora non è stato raggiunto un punto di approdo, il 23 aprile prossimo si terrà una straordinaria e decisiva riunione del Consiglio dell'Unione Europea. Sì, me l'immagino quanto sarà decisiva. Sarà cruciale non solo per decidere le misure della ricostruzione post-pandemia, ma per la stessa esistenza dell'Unione. All'ennesimo momento chiave, se dovesse fallire nella risposta, stavolta sarebbe davvero difficile rimettere insieme i cocci. Gli schieramenti sono noti, gli stati del nord, fautori del MES, arroccati in difesa del rigore finanziario. Ma che tu vuoi fare rigore? Cioè, questo non è rigore finanziario, questo è favorire solo determinati stati che hanno una fifa micidiale del fatto che altri siano veramente ad una velocità inferiore e noi siamo per questi. Gli altri che cercano una condivisione dell'impegno con recovery bond invisi ai primi. Troppe persone non erano presenti quando l'Italia ha avuto bisogno all'inizio della pandemia. L'Unione Europea, ve lo ricordate? Quel orrendo Parlamento vuoto? Ve lo ricordate? L'Unione Europea ora deve presentare una scusa e lo fa, però dire scusa vale solo se si cambia proprio il proprio comportamento. Riconosce Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Unione Europea. Voteremo risoluzione per un'azione coordinata dell'Unione Europea, garantisce il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Signora Contessa, chi sei? Sei tu quella che hai detto che non bisogna andare in vacanza in Italia. Non vado oltre. Editoriale, e se Conte non regge il crollo economico, Colao non è meravigliato, ci aiuterà la BCE, dice
l'editoriale della redazione questa mattina. Poi non perderti, Bellanova propone di regolarizzare i migranti, Salvini prima gli italiani, scontro governo Lombardia su riaperture a maggio, la scuola riapre a settembre, ma ancora non si sa come. Oltre 25.000 romanzi e una vita da uomo libero, addio, addio a Luis Sepulveda. Scendiamo sotto sulla pagina dell'Internazionale, eccolo qua, pornostar contro Trump non ci aiuta. E leggiamo un po', questa è curiosa. Vincenzo Giardina, chi è più liberale, gli Stati Uniti o il Bangladesh? Giusta la seconda, se si considera le scelte di Washington a Dhaka rispetto alle conseguenze del Covid-19 per i lavoratori e le lavoratrici del sesso. Negli Stati Uniti è polemica per l'esclusione del comparto dal piano di aiuti da 2.000 miliardi di dollari, cioè rendete conto, che piano, conto di che piano ha messo in piedi Trump, 2.000 miliardi, di dollari varato dal presidente Trump, che taglia fuori chi svolge attività live, performance, lascive, a far tuoni e fulmini. Non è stata Stormy Daniel non pervenuta, ma addirittura la presidente dell'Adult Performer Actor Guild, Alana Evans, con tanto di lettera sul dove, ecco, dai, The Beast. Il Covid-19 non sta scegliendo le vittime sulla base della loro condizione economica e sociale, ha denunciato l'attrice e regista, ma il governo ha deciso che milioni di contribuenti non meritano aiuti federali perché svolgono lavori lascivi. E il Bangladesh, pur avendo imposto lo stop alle case chiuse per contenere la diffusione del coronavirus, va nella direzione opposta, approvando un piano di aiuti ad hoc per tutelare fino a 100.000 lavoratrici e le loro famiglie. Per chi lavorava al Goland, il bordello più grande del paese, sono state chieste subito consegne da 30 kg di riso e 2.000 TAC, circa 25 euro a testa, considerando il valore della moneta. In Ghana lanciata l'app anti-Covid, ma solo uno su tre ha lo smartphone. Scusatemi davvero. I leoni fanno la siesta in strada nel Sudafrica, rimasto senza turisti. Vabbè, insomma, questo, ecco, lo vedete la foto, guardate poche roba. E beh, insomma, non c'è più nessuno che transita. Scuola, la scuola riapre a settembre, ma ancora non si sa come. Poi oltre 25 romanzi, una vita da uomo libero, addio a Luis Sepulveda. Ok, chiudiamo qui, insomma, il giornale è a disposizione su dire.it, sulla nostra pagina, potete scaricare insieme alle prime di copertina. È tutto, buona giornata da Umbria Journal TV, da Rete Sole, ciao da Marcello e buon fine settimana, ciao! State a casa, proteggetevi, almeno fin tanto che non ci diranno il contrario, ciao!